Legambiente Sicilia questa mattina ha indetto una conferenza stampa per presentare le osservazioni al piano regolatore generale, il documento che noi abbiamo prodotto e depositato nella segreteria del comunale di Realmonte per spiegare quali sono le criticità che abbiamo riscontrato. Sono diverse, e la principale è che il PRG ricalca un'impostazione culturale che è identica a quella dello strumento urbanistico precedente, al programma di fabbricazione del 76, che ha prodotto una grave vicenda giudiziaria con arresti, procedimenti penali ed amministrativi e infine la demolizione di alcuni immobili che ormai sono conosciuti al grande pubblico come gli ecomostri della Scala dei Turchi. Inoltre il PRG non tiene conto della pianificazione sovraordinata preesistente e delle relative norme di salvaguardia, in particolar modo del piano paesaggistico e del sito di importanza comunitario Scala dei Turchi. In queste aree, che sono ad inedificabilità assoluta perché va conservato il paesaggio e va conservata la natura, il PRG prevede la realizzazione di immobili in quanto sono state definite come zone B di completamento. Inoltre il PRG risulta sovradimensionato perché ipotizza, senza adeguati supporti statistici, una crescita della popolazione residente pari al doppio di quella censita dall'Istat dal 1951 ad oggi, ma risulta addirittura anche sovradimensionato rispetto alla previsione di sostanziale raddoppio della popolazione. Dai nostri calcoli, dal nostro studio, addirittura ipotizziamo che le aree che sono state individuate come zone B e zone C hanno la possibilità, hanno la potenzialità insediativa per 17.000 abitanti, che vuol dire il triplo rispetto agli abitanti attuali di Realmonte, che si aggirano intorno ai 4.500. Tutto ciò incentiva un consumo di suolo immotivato, mentre oggi le politiche nazionali e comunitarie sappiamo che vanno nella direzione opposta, cercano in tutti i modi di contenere il consumo di suolo. Addirittura ci sono piani regolatori generali che puntano a un consumo di suolo zero, oppure a un consumo di suolo a saldo zero. Tutto ciò nel piano regolatore di Realmonte invece non si evince. Tutto questo consumo di suolo è figlio di un'adozione di un modello di sviluppo turistico che è poco redditizio perché è legato al ciclo edilizio delle case di villeggiatura. Mentre un PRG moderno, attuale, dovrebbe favorire la realizzazione di insediamenti turistico-alberghieri, che sono attività che a fronte di un ridotto consumo di suolo producono ricchezza per il territorio. Inoltre, questo piano regolatore è privo delle prescrizioni esecutive, cioè dei piani particolareggiati che è obbligatorio predisporre affinché il piano regolatore venga approvato dalla Regione. E per finire, contiene gli elaborati tecnici contengono degli errori formali che non ne consentono una chiara lettura. Per questo motivo noi chiediamo al commissario ad acta che ha adottato il piano regolatore di accogliere queste osservazioni e di modificare, di fare in modo che il piano regolatore di Realmonte venga modificato nella direzione di un maggiore contenimento del consumo di suolo e soprattutto che venga dimensionato precisamente per le esigenze degli abitanti effettivi di Realmonte.